Allora, buongiorno, benvenuti. Eh, domenica mattina iniziamo con diciamo, un dialogo su un argomento che ci interessa molto tutti, penso: la città, eh, la città del futuro. Eh, uno dei più grandi architetti di tutti i tempi, Luis Can, durante una lezione ai suoi studenti di architettura, uno, uno studente gli chiese: Professore, ma secondo lei che cos'è la città? Ci dia una definizione sintetica. E Luis Can rispose: "La città è quel luogo dove un bambino, attraversandola, capisce cosa vuole fare da grande". Io trovo, diciamo, questa definizione una delle più belle di città, il che significa che la città è un luogo eh, che ci trasforma, nella città ci trasformiamo e la città è una delle più belle invenzioni dell'uomo da sempre. E quindi è forse la regina delle trasformazioni del territorio. E quindi oggi, questa mattina, cercheremo di capire in, con due momenti, diciamo che apparentemente separati, ma che poi convergeranno nello, nella stessa idea. Cercheremo di capire dove siamo e dove andremo rispetto alle città. E lo faremo, e qui, come fondazione, devo dire, siamo molto contenti e orgogliosi del, del, degli ospiti che abbiamo questa mattina. E che intanto vi presento e vado subito a ringraziare. Intanto Elena Carnevali, la neosindaca di Bergamo. Grazie, Sindaca, per, per aver accettato il nostro invito. Di fianco, Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, ma anche presidente di Ancipuglia. Grazie, Fiorenza. Siamo e sono anche molto contento di avere per la prima volta, perché è stato letto da poco, il nuovo sindaco di Lecce eh, scusa, di Bari. Scusate. Scusa, Vito Leccese, eh, scusa. Vito Leccese. È andata. Comunque è, è un auspicio per il... i il... Leccese giusto, certo. No, ma non solo, ma può essere un auspicio fra tantissimi anni di diventare rappresentante non solo di Bari. Ecco, mettiamola così per correggere il mio errore. E poi in collegamento abbiamo il sindaco, anche lui neoeletto di Castellammare di Stabia. Luigi Vicinanza, buongiorno e grazie Luigi. Buongiorno, buongiorno Oscar e buongiorno a tutti voi della Fondazione Di Vagno e di L'Ecco in favola. Allora, dicevo, il tema che vogliamo affrontare oggi, appunto, è quello della città. Che cosa ci aspetta? Io in, in una prima discussione che vorrei fare con voi, vorrei partire dalla stringente attualità. E di questi giorni. Ehm, sulle cronache che hanno attraversato un po' tutta l'Italia dei disagi causati dal maltempo, dalla pioggia, dalle alluvioni, le città che si allagano, un tema ricorrente, un tema che purtroppo negli ultimi anni e purtroppo per esempio in Emilia Romagna in maniera molto persistente incide. E allora io vorrei partire da qui perché eh, da questo punto di vista la fragilità che, che mostrano le città, le città tutte, non è una fragilità contingente dal mio punto di vista, non è un problema di una volta, è un problema strutturale, cioè ovvero la crisi climatica e in particolare le piogge, la gestione dell'acqua piovana e dall'altro lato anche il caldo, le, te le temperature molto elevate, impongono ai sindaci un cambio di paradigma. Non tanto un recuperare o restaurare le cose che il maltempo crea, ma proprio. Eh, in qualche modo utilizzare un termine che adesso com si comincia a utilizzare non solo nelle università ma anche ne nelle amministrazioni, suppongo, quello della città adattiva, cioè ad non più restaurare e recuperare ma adattare le infrastrutture della città al tempo che è cambiato. E quindi questo è già è presente ma è futuro. E quindi io vorrei iniziare proprio da qui e inizierei con la sindaca di Bergamo in relazione a questo tema. Uh, che cosa, anche appunto, se siete tutti sindaci tranne Fiorenza insediati da poco, sì, secco. ecco, volevo capire su questa questione qual è il, appunto il pensiero della sindaca di Bergamo. Grazie, grazie moltissimo. Sono, diciamo, una new entry e devo dire che lo sono con una grande anche felicità. Mi fa molto piacere essere qui. Con chi vive con me l'esperienza di essere neosindaci, da chi invece lo è da più tempo. Sì, siamo di fronte, e questo vale anche per la mia città, per la città di Bergamo, a fenomeni che non sono più episodici e che coinvolgeranno, questo ce lo dicono tutte le ricerche, sempre di più le città. Da un lato per le previsioni che abbiamo di fronte a noi dallo studio Ambrosetti e tanti studi che ci dicono da qui al 2050 le città diventano sempre più i luoghi, luoghi urbani e quindi c'è una doppia responsabilità che ricade su di noi che non può essere esclusivamente naturalmente delle città. Perché le città adattive, così come azioni di mitigamento, così come quanto riguarda anche l'adattamento, non possono essere esclusive della città. Però devo dire che questo cambio di paradigma è per noi molto, molto presente. Giorgio Gori, che è qui con me e ci ha lasciato anche un'eredità di un programma ben avviato, e devo dirvi che l'esperienza molto, molto dura che abbiamo provato anche noi come Bergamo. Il 9 di settembre, dove un'alluvione che non ha più riguardato esclusivamente una parte specifica della città, come lo è stato forse nelle, purtroppo nelle, nelle edizioni, perché sono sempre drammi, nelle edizioni precedenti, questa volta per eh, soprattutto l'inondazione di, di due torrenti, ha riguardato in modo puntuale, ma anche direi particolarmente critico e anche molto duro. Molti punti, zone punti formi della città. Tanto per darvi una cifra, perché poi eh, si misura tutto quando devi fare richiesta dello stato di emergenza, lo misuri ai noi e, e da un lato giustamente anche in termini economici. Però vi dico: stiamo parlando di qualcosa come 30 milioni di, di danni. Questo che cosa comporta? Questo comporta un lavoro che è iniziato prima e che cos'è che è ancora più evidente in questa circostanza? La prima, vi devo dire che ehm, capire e riconoscere e collaborare tra diversi enti è la prima cosa che emerge, perché le competenze sono affidate di torrenti, di, di rivo, di fiumi. Quindi tra noi eh, l'ufficio territoriale regionale, il consorzio di bonifica, una acque, comune di Bergamo, Ria Maggiore, Rio Minore e già questo è un punto che sta a dire che cosa? Che quando parliamo anche di politiche adattive, cioè il fatto che noi abbiamo infrastrutture sottoservizi che sono degli anni 60. Anni 60 che sono calibrate su una popolazione che non è più quella di adesso e soprattutto rispetto a degli eventi che non sono più quelli che sono adesso. Seconda cosa, se vogliamo mettere in campo delle politiche che hanno lo sguardo lungo, hai degli strumenti che sono di carattere programmatorio. Il piano di governo di territorio, che è stato fatto nella, come tra gli ultimi atti di, della, della precedente amministrazione, ha dentro di sé delle scelte che sono delle scelte strategiche fondamentali. Da un lato la riduzione del consumo di suolo, molto significativa e Quindi stiamo parlando di 1,100 milioni di, di, di metri quadri, quindi una cosa particolarmente importante. Il fatto che il 40% del, del nostro territorio diventa sotto la tutela del parco dei colli. Il fatto di aver dotato di strumenti che su. Sono strumenti tecnici, ma che sono in grado adesso di individuare quali sono le aree critiche della nostra città. E quindi consentire che nel momento in cui vengono fatti piani di lizio, piani di rigenerazione, la rigenerazione è stata, come dire, la chiave con il quale si è amministrato in questi anni. E devo dire che è stata la strategia più importante, non solo, comune, non solo più consumo di suolo, ma rigenerare i, i territori. Ma per riuscire anche ad adempiere a quello che si diceva prima, cioè le città che devono far comprendere in che direzione poi andiamo, non solo per i bambini, ma anche per le generazioni, diciamo, le generazioni più giovani. La terza, è una scelta molto ambiziosa: eh, siamo tra le nove città italiane e le cento europee ad aver sottoscritto con l'Unione Europea il contratto di clima. Questo vuol dire per noi un impegno che non è solo un impegno che può fare la pubblica amministrazione ed è un impegno che fa in un accordo tra pubblici e privati per fare in modo di arrivare all'azzeramento del CO2 da qui al 2030. Questo significa per noi mettere in campo da un lato risorse economiche che non arrivano direttamente ed esclusivamente da parte dell'amministrazione ma tutta una serie di azioni che le portano al raggiungimento di quell'obiettivo. Stiamo parlando di 460.000 metri cubi di, di CO2, quindi una cosa particolarmente di tonnellate, quindi di qualcosa di particolarmente impegnativo e sfidante anche per noi. E lo fai attraverso una serie di azioni. Dalle più importanti, dal teleriscaldamento che ormai per noi ha raggiunto quasi 40.000 famiglie, e guardate, e chiudo su quei due punti che secondo me sono importanti. Perché alla fine la sfida la vinciamo solo se il lavoro è collettivo, riconosciuto e fatto proprio dalla cittadinanza. Collettivo, perché da un lato vi vi porto un'esperienza: recentemente, proprio recentemente, settimana scorsa, si è concluso un accordo dove i cascami di calore prodotti da un termovalorizzatore non nostro sono diventati energie per invece il sistema di teleriscaldamento. 11 milioni di famiglie in più che possiamo arrivare quindi a scaldare con, diciamo, con eh, tecnologie che sono a, a molto a basso impatto. E la stessa cosa vi devo dire rispetto a tutto un piano di mobilità, noi siamo in una fase strategica e devo dirvi particolarmente importante per cui... Il trasferimento del, di, dalla mobilità privata alla mobilità pubblica tra tramvie, BRT, chilo 26 km in sedime protette con mezzi elettrici, eh, la nuova stazione europea, insomma, insieme alle politiche di riforestazione. Tutto concorre, quindi sono politiche integrate, tutto concorre a fare in modo di riuscire ad, ad, a mettere in campo politiche di adattamento e politiche di, di, di mitigazione. Questa è la sfida al quale credo che eh, condividiamo come amministratori e quindi credo che questa è la direzione di marcia giusta se vogliamo contribuire a fare in modo che questo pianeta trovi nelle città, nei cittadini, la possibilità di vedere un futuro diverso da quello al quale stiamo assistendo. Grazie, farei ha ricordato la sindaca la presenza in sala dell'Europarlamentare Giorgio Gori a cui rivolgerei un applauso e un augurio di buon lavoro soprattutto anche lui neo eletto. Allora, Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare, ti volevo eh, sentire su questo tema, eh, dando però a tutti noi un'altra un piccola informazione. Il 2 luglio del 2011, Copenaghen fu investita da quella che giornalisticamente, in maniera semplicistica, si dice una bomba d'acqua. Questa bomba d'acqua creò 1 miliardo e 400 milioni di danni. L'anno successivo, nel 2012 il comune di Copenaghen si dota di un piano di adattamento al clima. Nel 2015 bandisce un concorso, nel 2013 questo concorso viene aggiudicato, nel 2015 iniziano i lavori, il lavoro più grande che sia mai stato fatto in Europa ad oggi, perché è iniziato nel 2015, di adattare, e da lì nasce il termine la città adattiva. La città ha queste nuove esigenze con cose relativamente semplici. Innalzamento dei marciapiedi, che mi fa pensare a Pompei, quando pensiamo a Pompei e, e guardiamo i resti antichi, no? la trasformazione di molte delle pavimentazioni della città e l'introduzione di prati e di molti alberi. Quindi siamo in una dimensione diversa. Il nord Europa sappiamo che su alcune questioni... È sempre un po' avanti rispetto a noi che siamo un po' più sud Europa. Ecco, dicevo, adesso tu si, ti sei appena insediato, Castellammare viene da un commissariamento per Camorra, quindi suppongo che la situazione non sia proprio rosea che ti sei trovata diciamo, sulla scrivania il giorno dopo l'elezione. Ecco, però tu su questa questione che cosa pensi di fare nell'immediato e, eh, ehm, e qual è la situazione di Castellammare rispetto a questa situazione? Buona domenica a tutti quanti voi, grazie Oscar. Saluto i colleghi sindaci, l'onorevole Gori e tutti quanti che siete presenti. Allora, intanto io ho fatto una follia candidandomi sindaco di Castellammare di Stabia perché per 50 anni ho fatto il giornalista raccontando la politica nei suoi segreti, nei suoi lati oscuri, nelle sue contraddizioni, ma anche nelle sue positività, e adesso da amministratore, sto da quest'altra parte, no? Sotto l'occhio delle opinioni pubbliche. Esperienza esaltante, almeno in questi primi tre mesi. Però poi dopo affronti il tema del cambiamento climatico e, come ha già detto la collega di Bergamo, la sindaca Carnevalli, le nostre città hanno infrastrutture da anni 60. Sono completamente impreparate ad affrontare il cambiamento climatico. E grazie a Copenaghen che ci dà un esempio, ma le nostre città sono completamente diverse. Ma, innanzitutto, è completamente diversa la nostra burocrazia. Noi siamo uh, prigionieri delle competenze, prigionieri del, uh, dello scaricabarile tra un ufficio e un altro. Prima di parlare di cambiamento climatico, vi voglio raccontare questo quest episodio perché è finito sulle prime pagine. Vicinanza censurato sul... Noi gliel'abbiamo detto nel pre... Eh. Ah, ecco, che la prima cosa che deve fare è dotare il comune di una buona rete wifi. Luigi eh, c'hai il wifi che funziona a salti. Vediamo se riusciamo. Forse devi uscire ed entrare. Allora facciamo così, andiamo, andiamo avanti, poi ritorneremo, magari lo sentiamo. Eh, Vito Leccese eh, hai ereditato una città che, insomma, detta di tutti, anche visto l'esito elettorale, devo dire, dell'ex sindaco di Bari alle elezioni europee, che presente è stato votato da tutti, forse anche dall'opposizione, suppongo, perché ha preso una marea di voti, eh, che, suppongo che i cittadini di Bari siano contenti dell'operato del sindaco in due mandati. Quindi suppongo, e eh, lo so perché poi... Bari la frequento, diciamo, non moltissimo, ma la frequento, eh, ha avuto un, un, diciamo, un approccio positivo sulla città di Bari risolvendo piccoli problemi, impostando un lavoro anche a medio e lungo termine. Su queste questioni, che cosa avete trovato nel momento in cui vi siete insediati? C'è una discussione aperta? Hai in mente rispetto anche alle cose che stiamo dicendo, di porla come. Una delle priorità è se, soprattutto, condividi l'inizio delle cose che aveva detto Vicinanza, poi dopo lo riprenderemo su questo tema grosso a cui accennava anche la sindaca di Bergamo, dei conflitti di competenze, diciamo una burocrazia un po' troppo complicata. Sì, sì. sì innanzitutto vi ringrazio per l'invito, è stata l'occasione non solo per incontrare molti amici, conoscenti. E... Persone anche che hanno supportato la mia campagna elettorale, hanno supportato l'esperienza politica amministrativa di, del mio predecessore di Antonio De Caro. Poi è l'occasione per visitare questo posto meraviglioso dove eh, aleggia la cultura, dove tutto ci. Eh, io credo che ogni città, ogni comunità dovrebbe poter disporre di un luogo del genere, un luogo dell'anima, un luogo dello spirito, un luogo in cui eh, la comunità eh, può crescere grazie alla presenza di questi luoghi. Quindi complimenti al Comune di Conversano, complimenti alla Fondazione di Vagno, complimenti alla Presidente Daniela Mazzucca. Eh, detto questo, io credo che... Il tema che eh, tu hai posto è un tema importante, fondamentale, il tema delle, delle sfide del futuro, perché eh, la capacità, eh, innanzitutto, la città adattiva deve anche avere eh, come dire, dei cittadini, oltre che agli, agli amministratori, dei cittadini consapevoli di, che è arrivato il momento di affrontare le grandi sfide. Le grandi sfide si affrontano non solo con le politiche pubbliche ma anche con eh, i comportamenti dei singoli perché i comportamenti individuali sono importantissimi soprattutto all'interno di organismi complessi come può essere una città del resto tu hai, hai citato in apertura di questo incontro la, la definizione che da lui scan de, della città io eh, il cognome di Luis Khan mi riporta a Kublai Khan, che è il re dei Tartari a cui Marco Polo riferisce delle 55 città invisibili di, di Italo Calvino. E eh, eh, devo dire che ogni giorno per me si aggiunge una città nuova alle 55 città, per lo stupore che l'amministratore locale ha nell'affrontare sempre problemi nuovi, emergenti. Che sono quelli che gli vengono prospettati dai cittadini, eh, però abbiamo appunto delle sfide importanti da affrontare. Eh, il 17 luglio di quest'anno eh, il, il Consiglio europeo ha approvato definitivamente la legge, la Nature Restoration Law, che è la legge di rinaturalizzazione delle città. Eh, questa legge europea dovrà essere recepita eh, con dei regolamenti in ogni paese. Purtroppo l'Italia ha espresso un voto contrario, è eh, uno dei paesi, tra l'altro insieme agli altri paesi sovranisti eh, e negazionisti, ha espresso un eh, parere contrario, però è diventata legge grazie, eh, grazie all'atteggiamento severo e frugale dei paesi europei. Diciamo che si riconoscono nella comunità dei paesi frugati. Eh, detto questo, quella legge ci impone eh, di adottare determinati interventi proprio per. Eh, dare il contributo da parte delle città al contrasto ai cambiamenti climatici. Dal 1865 ad oggi, il 1865 è l'anno in cui è iniziata la misurazione e la rilevazione della temperatura del pianeta. Il 2023, cioè l'anno scorso, è stato l'anno più caldo per il nostro pianeta. Ovviamente io... Eh, credo che questo primato sarà superato dall'anno in corso e probabilmente sarà superato anche da quello dell'anno eh, del 2025, perché è un processo quasi irreversibile. Quindi questo ci richiama alla responsabilità sia sui comportamenti collettivi che sui comportamenti individuali. Eh, fatta questa premessa, io ho trovato una città... Che fortunatamente, rispetto alle politiche messe in campo eh, sino agli inizi del, del 2000, ha cambiato paradigma, ha, ha usato dei, insomma, un metodo diverso che fa i conti con questa nuova realtà, con queste nuove sfide. Diventa difficile diciamo, adattare la città a queste sfide senza traumi, perché, eh, come ricordavate, come eh, hanno ricordato i miei colleghi, sono città che sono nate. Bari è relativamente giovane perché la Bari Moderna è nata nel 1813, quindi eh, ha compiuto 200 anni qualche anno fa. Eh, però gran parte dei quartieri centrali della città sono stati realizzati alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Diventa difficilissimo intervenire in quelle situazioni in cui eh, ci sono quartieri densamente antropizzati e che sono fortemente entropizzati. Perché non ci sono spazi a verde, non c'è possibilità di fare interventi sul miglioramento dei sottoservizi, non c'è più possibilità di fare quegli interventi che la Nature Restoration Law ci impone. Eh, penso alla forestazione urbana, la forestazione urbana, purtroppo nel caso della città di Bari, potremmo farla soltanto nelle aree periurbane. Ma all'interno della città è, è quasi impossibile sì. se non diciamo, attraverso delle alberature stradali che ovviamente non, non risolvono il problema né contribuiscono alla maggiore produzione di ossigeno di cui oggi abbiamo bisogno. In campagna elettorale, eh, qu quando parlavo di forestazione urbana e di esigenza di forestazione urbana, ricordavo a tutti quella formula che è alla base, una delle leggi della biologia no? Su che ci insegnavano alle scuole elementari sull'importanza del verde, perché la vegetazione produce ossigeno e scompone anidride carbonica. Per questo è importante oggi piantare alberi, piantarli laddove è possibile piantarli. E, e per fare questo ovviamente bisogna eh, venire fuori dalle logiche della cementificazione del territorio e pensare a un nuovo modello di città. Questo è l'appuntamento più importante per la mia amministrazione. Io ho trovato eh, tante cose realizzate, tante cose programmate, ho trovato un, un parco progetti in gran parte anche in fase di appalto legati ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono importantissimi perché le misure individuate nel Next Generation UE eh, in qualche modo guardano alle città del futuro no? e quindi ci ha imposto di raggiungere determinati obiettivi. E, quello più importante sul piano urbanistico è un'anticipazione del piano del PUG, del piano urbanistico generale, che si chiama Piano Costa Sud, che prevede in una zona eh, limitrofa alla zona centrale della città, eh, proiettata sul mare, la realizzazione di un parco costiero di 6 km su 900 ettari, quindi parliamo del 10% della superficie complessiva della, nostra, della città di Bari. Eh, si realizzeranno 56 ettari a orti urbani, ci saranno 23 chilometri di piste ciclo pedonali. Saranno piantumati quasi 5.000 nuovi alberi. Eh, e quello per me è il nuovo, il nuovo modello di sviluppo del, della città. Eh, ma lo potremo fare soltanto nelle aree eh, periurbane. E questo, questa è la sfida più importante del futuro. Del resto, lo dicevo prima. L'appuntamento fondamentale per la mia amministrazione, che è stato anche uno dei temi più dibattuti in campagna elettorale, è stato quello del nuovo PUG, del nuovo piano urbanistico generale, perché Bari è dotata di un piano regolatore di vecchio stampo, tra l'altro calibrato su una proiezione demografica che avrebbe visto Bari con oltre 600.000 abitanti. Eh, all'inizio del 2000 oggi nel 2024 abbiamo soltanto 320.000 abitanti quindi significa che le infrastrutture quelle viarie l'utilizzo del territorio per fini residenziali o per fini terziari era eh, sovrastimato sovradimensionato oggi lo dobbiamo rivedere ci sono in ballo 10 milioni di metri cubi di cemento e quindi potete immaginare gli interessi economici che eh, questa discussione muove. Eh, la mia amministrazione, eh, lo ha detto, l'abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo ribadito nelle linee programmatiche: intende ridurre drasticamente. Le, le volumetrie ancora disponibili e ridurre il consumo del suolo almeno del 70% nella nuova programmazione urbanistica. È una sfida importante eh, per cui è necessario avere dalla parte degli amministratori i cittadini e in questo diciamo, il successo elettorale di Antonio De Caro, che è stato largamente maggioritario, è legato proprio a questo rapporto empatico di affidamento reciproco che il sindaco De Caro è riuscito a creare con i cittadini io spero di essere all'altezza non è facilissimo perché eh, <ride> raggiungere quei risultati però ce la metterò tutta grazie mentre nel frattempo nel frattempo abbiamo recuperato Luigi Vicinanza volevo mentre parlava il sindaco di Bari dei sottoservizi mi è venuta in mente un'esperienza abruzzese e qui Luigi Vicinanza ci può dire perché in quel momento era presente a dirigere il quotidiano abruzzese, il centro a Pescara e l'Aquila, una città distrutta, tutto il centro storico dell'Aquila è stato distrutto dal terremoto in quell'evento nefasto, però da quell'evento nefasto sono nate due conseguenze positive. La prima, che c'è stato un effluvio restando in tema di acqua, di soldi pubblici sull'Aquila e hanno l'opportunità di rifare i sottoservizi. All'Aquila tutto il centro storico è attraversato da un tunnel profondo due metri e largo quasi due metri che contiene tutti i sottoservizi. Quindi una specie di sogno irrealizzabile in una città abitata perché tu dovresti evacuarla. Luigi, ci sei? No. Cioè ci sei, ma eh, sei fermo. Adesso, sento, adesso ecco, ti sento, puoi riprendere da dove dicevamo Luigi che la prima cosa che devi fare è, ri... è fare una bella rete wifi al comune. Mi pare. A proposito di infrastrutture, esatto: le infrastrutture digitali. Pensa che io ho nominato assessore alla Smart City un genio dell'informatica, il professore Beniamino Di Martino, che è ordinario appunto di ingegneria informatica alla Università Van Vitelli di Napoli ed è uno dei più grandi esperti internazionali eh, dell'argomento, però come vedi la nostra infrastruttura è inadeguata siamo in un bellissimo palazzo oh, settecentesco ma come è? Questo, questa è la situazione stavo dicendo oh, della questione del, di essere prigionieri della burocrazia riportavo l'episodio della condotta idrica esplosa a giugno quella che lasciò senza acqua e la notizia finì sulle prime pagine di tutti i giornali mi sono bloccato di nuovo. Sì, forse se togli il video eh, luigi se provi a togli il video ti ascoltiamo eh, ehm, la notizia è finita su tutti i giornali del, del mondo. Questa condotta è dentro, un, è, è dentro un costone. Questo costone è di proprietà in parte della città di Castellammare di Stabia, in parte della città metropolitana di Napoli e in parte della dell'agenzia del demanio. Chi deve intervenire per mettere in sicurezza questo costone? Boh, boh è da giugno che stiamo discutendo su chi deve intervenire e contemporaneamente mettere in sicurezza la strada sottostante, che è una strada strategica perché collega Castellammare con la penisola sorrentina e innanzitutto poi dopo consente l'approvvigionamento di materiali per il cantiere navale. Quella strada è di proprietà della città metropolitana, ne sono responsabile io come sindaco di Castellammare e comunque grava. Sempre sull'agenzia del demanio. Signori miei, siamo alla follia totale, altro che città adattive, abbiamo una burocrazia tardo novecentesca. Signori miei, non, così non si lavora. Uh, ancora un esempio: a Castellammare c'è stata un'alluvione nella notte tra l'11 e il 12 settembre, provocato da una frana. Di una montagna, Monte Pendolo, nel comune di Gragnano, confinante con Castellammare. È arrivata una colata di Lapillo, lapillo il Lapillo dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Due mila anni dopo, la natura si è vendicata e dopo le piogge ha fatto invadere la città di lapillo, qualcosa di impressionante mai visto. Ci abbiamo messo giorni per rimuoverlo perché questa massa, questa massa di, di fango e lapillo era inamovibile, non avevamo i mezzi per intervenire e anche qui le competenze sono in parte della città di Castellammare, in parte della città eh, di Gragnano, città metropolitana, cioè non, non, non solo non, le nostre città non sono capaci di affrontare il mutamento climatico, ma noi, la nostra burocrazia, non è capace di affrontare l'ordinaria amministrazione. È un problema serio, serissimo, che ci rende prigionieri di una lentezza procedurale inimmaginabile. Ecco, io da giornalista avrei criticato maledettamente il comportamento dei sindaci, oggi da sindaco mi rendo conto di quanto sia complicato fare le cose e farle bene ecco stavo infatti stavo per dire però essendo tu un ottimo giornalista lui ci stavo dicendo ecco fino adesso hai descritto quello che avresti fatto quando eri direttore dell'espresso adesso però sei il sindaco e quindi in qualche modo devi anche provare non dico a risolvere ma a rimuovere le cause grazie intanto Fiorenza Pascazio, ti volevo invece coinvolgere qui, non come sindaco di Bitetto, perché avrà anche Bitetto, suppongo, queste problematiche, però come presidente dell'Ancipuglia. Queste questioni di cui stiamo discutendo, ecco, i sindaci eh, ne, nelle vostre riunioni è un tema che avete all'ordine del giorno? E se sì, come pensate di affrontarlo insieme alla, alla Regione, di concerto con tutti gli altri enti? Sì, intanto grazie, a Oscar, grazie per questo invito e grazie alla Fondazione Di Vagno che diciamo continua a seminare in maniera preziosissima perché eh, a, a Daniela Mazzucca e a tutto lo staff e i collaboratori faccio i miei complimenti. Perché non è mai scontato, non è mai banale essere qui di domenica mattina con tante persone a confrontarci, a discutere piacevolmente di un tema talmente importante che ci riguarda tutti in maniera trasversale, davvero non è, non è banale, quindi davvero i miei più grandi complimenti. Eh, non è mai abbastanza, aggiungo. Io sono felice quando si parla, si affronta il tema dei cambiamenti climatici e dell'adattamento e mitigazione degli effetti negativi di questo passaggio epocale che tutti stiamo vivendo, anche chi magari continua a negarlo o preferisce girare la testa e far finta di niente. Sento ancora qualcuno dire no, ma tanto è sempre stato così tra un po' passa, non è più tempo e soprattutto per gli amministratori non è più tempo. Io credo che ci sia, e la riscontro quotidianamente, una sensibilità sempre crescente, quindi credo che soprattutto no, le, le nuove generazioni di amministratori locali siano perfettamente consapevoli e sensibili al tema e capaci anche di cominciare a disegnare delle strategie. Ehm, ed, è, ed è una premessa assolutamente fondamentale. Noi peraltro qui in Puglia, ma è una cosa che so che succede a livello nazionale, ci siamo anche dati, eh, abbiamo formato una rete e con Ancipuglia lo sto facendo in maniera particolare, per sensibilità particolare, perché mi fa piacere condividere anche questo argomento con una persona come Vito Leccese, che nasce verde e quindi... Chi ha questa sensibilità da sempre, sono 30 anni, 40 anni, no? che guarda i cambiamenti climatici con la preoccupazione necessaria e quindi oggi è perfettamente consapevole che non se ne più può soltanto parlare, ma che è già tardi per agire e non per la prevenzione. Ormai non c'è più possibilità di prevenire il cambiamento climatico. Siamo nella fase in cui dobbiamo armarci di grande buona volontà e degli strumenti necessari che ci sono per mitigare gli effetti negativi e per adattare, appunto, le nostre città a quello che sta avvenendo. I sindaci in Puglia lo stiamo facendo, ripeto in rete, questo mi fa molto piacere, eh, si stanno dotando anche di strumenti appunto di programmazione perché si parte sempre di là. Un conto sono le azioni quotidiane specifiche ma bisogna avere davanti a sé degli strumenti di programmazione che ci aiutano anche a misurare e a mettere in fila delle azioni perché siano conseguenziali l'una all'altra, perché si, che siano in sinergia una con l'altra. E questi strumenti sono i PAESC, sono praticamente i piani di azione per l'energia sostenibile e il clima. Un po' come quello che diceva la sindaca, no? il contratto sul clima. E ci impongono: addirittura siamo andati a Bruxelles come sindaci a mettere la firma, la nostra firma, come atto di impegno personale. Come sindaci ci siamo impegnati. Non soltanto ad approvare, quindi a formare, a realizzare questi piani e poi a realizzare quello che prevedono questi piani in tempi molto ravvicinati, perché purtroppo abbiamo poco tempo. Ma questi piani ci consentono anche di capire come muovere, dirigere e orientare le nostre azioni amministrative quotidiane. Ad esempio, e i temi li abbiamo un po' toccati già eh, benissimo, eh, questi piani prevedono. Innanzitutto l'energia sostenibile, quindi un capovolgimento totale rispetto alla transizione energetica, tutti gli edifici pubblici. In, a tappeto efficientati e eh, con fonti rinnovabili, le comunità energetiche rinnovabili che vanno anche a contrastare la povertà energetica che è un'altra faccia della stessa medaglia e poi i piani di riforestazione, la, il, consumo, il contrasto al consumo di suolo e quindi il fatto di poter eh, impermeabilizzare il maggior numero possibile di parcheggi, di strade, sono tantissime le azioni che stiamo mettendo in campo e a che appunto stiamo programmando. Ora più l'amministratore locale ha questa consapevolezza, questa visione sin dall'inizio del suo mandato e più riesce a muoversi in rete perché va da sé lo capite benissimo il cambiamento climatico, gli effetti che abbiamo ben elencato dalle eh, forti alluvioni, quindi le bombe d'acqua il dissesto idrogeologico che ne consegue, ma le nostre altitudini ne abbiamo un altro di problema grossissimo: no? le isole di calore a cui stiamo andando incontro ce ne accorgiamo estate dopo estate. Allora, queste azioni non hanno certo rispetto dei perimetri urbani, non si fermano al limite di Conversano o al limite del paese vicino. E quindi anche il PESC, anche l'impegno dell'amministrazione locale è parte di un adattamento più generale, più globale. Ecco perché ci stiamo muovendo in rete. E devo dire che proprio con la città metropolitana, e eh, sono sicura che il nuovo sindaco metropolitano prenderà in mano la situazione, se si è sempre Vito Leccesa, <ride> prenderà in mano e guiderà. Noi sindaci ci siamo altrettanto impegnati su questo versante per realizzare un paesco d'ambito. Appunto, perché ci sono le aree climatiche, non c'è mica, ripeto, l'adattamento climatico relegato nei confini ristretti di un singolo paese o anche di una grande città. E quindi quanto è importante che tutti i sindaci di una medesima area climatica si mettano d'accordo per contrastare quegli effetti. In questo, infatti, fatemelo dire, anche la Regione Puglia sta lavorando nella giusta direzione. Ha avvarato lo scorso anno... Una strategia regionale che si chiama SRAC. Ha un, una, una pronuncia che è quasi uno schiaffo, però magari. Interessante anche questo, e credo che pochissimi cittadini la conoscano. Ma è una strategia che ha fatto un lavoro di mappatura e ricognizione a tappeto di tutte quelle che sono le criticità, i punti di partenza, e poi che ci consentono di disegnare linee di azione. Quindi è importante che i sindaci lo, eh, abbiano questa consapevolezza: è importante dotarsi di questi piani, è importante poi passare all'azione dopo il piano. Eh, fatemi fare un Esempio, che riguarda il mio paese um, in cui questa visione è chiara da diversi anni: la, la prima scuola nuova che abbiamo costruito in questo novennato è stata una nuova scuola media ce n'era bisogno quindi eh, l'abbiamo costruita abbiamo provato a ripensare completamente il paradigma di costruzione la scuola è una scuola completamente green realizzata in materiale x XLam completamente adattata e pensata per i cambiamenti climatici resistente non soltanto agli incendi ma anche ai terremoti eh, ehm, contrasta le isole di calore perché il tipo di costruzione consente un microclima interno con un riciclo dell'aria forzato, l'abbiamo pensata anche prima del Covid nel 2018, quindi quando non c'era nemmeno quella necessità di continua reazione, ma soprattutto recupera le acque piovane, è completamente enzeb, quindi è autosufficiente dal punto di vista energetico, si è liberata completamente del gas e delle fonti fossili e soprattutto ha tutto intorno il verde, un percorso botanico che è anche didattico, educativo, perché anche questo dobbiamo fare e su questo mi concentro in chiusura. Nessuna attività e azione amministrativa, anche la migliore, la più efficace, la più eh, performante, può ottenere risultati senza eh, l'aiuto e la collaborazione dei propri cittadini, delle proprie comunità di riferimento. Se la consapevolezza che dobbiamo tutti fare qualcosa per adattarci a questo cambiamento epocale. Non passa attraverso l'azione quotidiana, le scelte quotidiane e consapevoli delle nostre comunità. Purtroppo avremo fatto un pezzettino di strada che però non porterà ai risultati. E quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo tutti quanti concorrere nelle scelte che facciamo rispetto appunto alla transizione energetica, eh, il fatto degli spostamenti, spostarci ancora con le macchine, e lo vediamo nelle piccole città e nelle grandi città devo dire al sud dove si potrebbe andare in bicicletta 365 giorni all'anno in puglia siamo più o meno pianeggianti dappertutto tranne che sui monti downi potremmo abbandonare la macchina e invece no la usiamo per andare dentro le scuole dentro il comune dentro gli uffici postali eh, la spesa che facciamo tutto concorre ed incide a Decidere se vogliamo davvero essere efficaci in queste strategie oppure se dobbiamo soltanto subire quello che in realtà sta succedendo di anno in anno. E quindi questa è la mia. Grazie Fiorenza. Allora, eh, Luigi, ti liberiamo perché ci hai detto in apertura, diciamo, prima di iniziare l'incontro, che c'è appunto questa manifestazione di chiusura del centro storico, e quindi devi essere presente perché altrimenti ti avrebbero tacciato, diciamo, di. Eh, dici chiudi il centro storico che te ne scappi, invece devi andare <ride> a prendere giurie dei cittadini e dei commercianti che ti, ti criticheranno per questo. Ecco, ti volevo chiedere, poi ne, ci, ne parleremo, parleremo di questo anche con, diciamo, con i sindaci presenti qui in sala, invece, detto questo, quali sono nell'immediato le strategie eh, che tu metterai in campo per cambiare invece positivamente? Eh, Castellammare di Stabia. Quali, qual, qual è la tua priorità nella trasformazione della città? Al netto di quello che hai detto prima, ovviamente delle difficoltà, però su che cosa punterai? Allora, già stamattina abbiamo appunto aderito alla giornata europea della mobilità sostenibile, un primo test importante per vedere come riproporlo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Stiamo lavorando, stiamo lavorando per uh, ridare. Attività. però un dato positivo storico lo voglio sottolineare io sono il sindaco che il 5 agosto scorso dopo oltre mezzo secolo oltre mezzo secolo ha revocato il divieto di balneazione del mare antistante la città abbiamo restituito ai cittadini sabiesi e a tutto l'entroterra 50.000 metri quadrati di spiaggia e abbiamo restituito il mare come abbiamo fatto? Devo dire il merito è della regione Campania perché per otto anni, prima parlavo di burocrazia però per otto anni la regione Campania ha lavorato in maniera costante e determinata per disinquinare il fiume Sarno. Noi giornalisti per una vita abbiamo definito il Sarno il fiume più inquinato d'Europa è stato messo un programma di disinquinamento che sta dando i suoi frutti. Abbiamo recuperato, ripeto, un chilometro lineare di spiaggia e 50.000 metri quadrati che nel mio programma saranno prevalentemente spiaggia libera attrezzata. 30% ai privati e un 70% di spiaggia libera. Lo definisco un risarcimento storico per i miei cittadini. Dunque, Uh, potenziamento del turismo e contemporaneamente la difesa la difesa delle attività produttive storiche. Uh, Castellammare ha nel suo nome il destino nel mare, dunque la spiaggia, il turismo, il mare e i cantieri navali. I cantieri navali sono i più antichi cantieri navali attualmente operanti in Italia. E anche qui vanno difesi e tutelati, ma la tradizione si difende se siamo capaci di innovarla. Dunque con Fincantieri è in corso da pochissimo tempo un dialogo per il potenziamento e la ristrutturazione dello stabilimento, per liberare nuovi spazi nel porto borbonico. Il progetto è questo di ridisegnare la città, facendone un grande centro turistico e contemporaneamente salvaguardando il suo patrimonio industriale e produttivo ci riusciremo? Ci riusciremo caro Oscar? È una sfida che mi sono pigliato come diceva appunto Fiorenza poco fa i successi e i risultati si ottengono soltanto se tutta la cittadinanza è coinvolta noi sulla spiaggia, sulla sull'arenina di 50.000 metri quadrati Abbiamo il progetto di realizzare un grande giardino mediterraneo, piantare palme e piantare essenze mediterranee perché avremo spiaggia e giardino, un grande parco urbano nel cuore della città. Grazie Luigi, grazie per aver partecipato. Ovviamente in bocca al lupo per, perché questi tuoi propositi si possono realmente realizzare e ti aspettiamo l'anno prossimo a Lector in Fabola in presenza però dopo che avrai aperto e chiuso altre strade e i cittadini ti permetteranno di venire grazie grazie, una... grazie vi aspetto anche io a Castellammare però eh, per un bagno per un bagno su questo all'ombra del Vesuvio anzi al sole del Vesuvio grazie grazie buona giornata grazie allora ehm... Andiamo a Bergamo invece adesso, e anche con la sindaca di Bergamo messa da parte le problematiche. Ecco, ti vorrei chiedere a te anche la stessa cosa, Bergamo. Eh, per noi meridionali, diciamo da eh, tutta la parte che va da Bologna in su, eh, almeno per me, io sono anche architettura, le città sembrerebbe che hanno bisogno di poco, per esempio. Quando parliamo con gli amici, dico spesso: Milano, in questi anni, diciamo, da quando noi capiamo di politica, è stata amministrata da tutti: dalla Lega, dalla Rifondazione Comunista, dal Partito Democratico, dalla destra, ha sempre funzionato. Cioè, è una delle poche città che difficilmente subisce. Quindi, pensiamo che voi partite. Rispetto a noi, per esempio rispetto a Castellammare di Stabia, un po' più avanti, avete una linea diciamo, di salvaguardia un po' più avanti, però sicuramente ci saranno tantissime cose da fare, nonostante il buon lavoro che ha fatto Gori. Ecco, ti volevo chiedere quali sono le tue priorità, cioè che cosa tu, in, questi, in questo tuo primo mandato, su che cosa punti per dare non il tuo segno alla città, ma appunto un segno collettivo di trasformazione positiva politico è vero anche la nostra città è stata amministrata adesso abbiamo avuto una continuità di dieci anni ed è molto importante perché quando pianifichi e quando progetti quando cominci a individuare la strategia e la visione della città la continuità è, come dire è davvero decisiva non è vero che abbiamo avuto sempre la stessa opinione a seconda delle differenze politiche eh, C'è chi aveva scelto, aveva preventivato di occupare una parte rilevante della città, un parco veramente enorme della nostra città, per pensare, per esempio, di realizzare uno stadio insieme a una grande spianata di, di parcheggio a raso. C'è chi non ha forse compreso la straordinarietà di quello che sta avvenendo nella nostra città. Perché ne abbiamo parlato molto poco in questa circostanza, perché giustamente ci siamo dedicati al territorio, alla natura, alla, rin alla rinaturalizzazione, a quello che serve, ma la mobilità è un elemento strategico, è un elemento imprescindibile. Se il comune di Bergamo, che è il 10% del territorio della provincia e che vede ogni giorno essere attraversato da 40.000 mezzi privati, che fanno praticamente, siamo 122.000 abitanti, penso che si capisca come invece questa diventa una delle leve importanti. E guardate, io sono convintissima di una cosa, che la qualità della vita è la cifra che fa scegliere le persone a decidere di venire a vivere a Bergamo piuttosto che andare a vivere da un'altra parte. E noi lo stiamo vedendo, l'aveva già visto anche Giorgio, noi abbiamo iniziato, devo dire, una timida ripresa del... Uh, dei problemi che abbiamo come paese perché il tema della crisi demografica è un tema che impatta in modo decisivo, lo impatta per noi, lo impatta per quello che può essere anche la capacità di una città di rigenerarsi, lo impatta perché naturalmente quello che... È in, se voi noi siamo di fatto un ambito, noi Bergamo-Brescia capitale della cultura, ma siamo Bergamo-Brescia, è stato chiamato distretto europeo manifatturiero, ma 90 miliardi direi che il 30% della nostra occupazione arriva da lì e, e il momento che stiamo attraversando è che non ci sono le persone per poter continuare anche a generare quella ricchezza che serve a noi poi per poter eh, dare qualità della vita, poter fare investimenti, perché tutto si tiene, quindi che per riuscire a mixare che cosa sono, qual è l'obiettivo più importante che abbiamo tra di noi, io da un lato, portare a terra in modo mh, ordinato, eh, in modo senza perdere l'occasione. Che noi abbiamo di davvero moltissimi milioni di euro. Vi dico solo su quello di cui vi ho parlato prima. Penso alla tranvia delle valli, noi ne abbiamo già una che si collega a una parte importante della, della media valseriana, adesso la realizzazione di quello che sarà la media val Brembana, vuol dire avere un'opportunità. Con la nuova infrastruttura parliamo di 4 milioni di passeggeri all'anno. Vuol dire cifre su tutta la parte di elettrificazione in linea protetta su questi 26 km, Riuscire anche lì ad avere la capacità di non vedere quotidianamente un ingresso che è un ingresso importantissimo di peso e di carico sulla città. E vuol dire rendere una città più attrattiva, lo è dal punto di vista turistico perché stiamo crescendo, anche i numeri che sono arrivati eh, in questi giorni, che stiamo elaborando, ci dicono che da questo punto di vista continuiamo a crescere anche di più dei livelli di capitale della cultura, che siamo riconosciuti, ma poi abbiamo l'altro tema importante che dicevo prima. Le città, e vale penso per tutti noi, accanto a questi cambiamenti demografici, climatici, la transizione tecnologica eh, e anche quella eh, digitale impone anche di farci carico invece dell'aumento delle disuguaglianze, perché non tutti riescono a tenere lo stesso passo. Quindi eh, l'obiettivo che noi abbiamo in mente, da un lato, a riuscire quindi a proseguire in quello delle gerarchie. Eh, tutto si tiene, ma ci sono delle gerarchie. E quindi da un lato. Tutte le azioni che giustamente prima Fiorenza le ha elencate in modo puntuale, paesca, ma sono come dire riguardano tutti questi ambiti di cui abbiamo parlato prima. E dall'altra parte quello di continuare a investire in termini anche di cultura e di formazione, perché senza la cultura, come la generiamo qui, ma come la dobbiamo continuiamo a generarla nei nostri territori, noi non riusciamo a farci anche accompagnare nella consapevolezza dei cambiamenti che abbiamo di fronte io vi devo dire che i cittadini secondo me sono molto più consapevoli di prima forse a volte più della classe politica e, e nella scegliere anche come dire, di intervenire è stato anche un motivo, come dire, in, in campagna elettorale di, di differenze politiche, di sguardi. Non è che facciamo un'autocensura alle auto perché li vogliamo tutti nel garage. Le ne vogliamo invece infrastrutturare un sistema che permetta di avere una mobilità più sostenibile, una mobilità anche più veloce delle persone, ma che faccia di quella gerarchia, che è quello per cui siamo chiamati tutti alla responsabilità, il tema principale. Mi permetto di dire una cosa che è una peculiarità di Bergamo, ci tengo perché, non solo perché è qua Giorgio, perché questa è un'altra eredità importante che mi ha lasciato. Bergamo è riconosciuto anche per le città che hanno investito molto su dal, manifesto, dal manifesto della carta di Milano al manifesto del cibo, cioè quando noi nel piano di governo del territorio, che cioè a noi si chiama così, PGT, piano di governo del territorio, lo strumento urbanistico, viene deciso di alimentare e quindi di realizzare quella che sarà... Eh, le pia piana, il parco delle piane agricole, dove noi lì abbiamo insieme con gli agricoltori anche a coltivare con ciò che ci serve e che magari non abbiamo coltivato fino adesso, che serve nelle nostre mense, a partire dai legumi, a partire da alcuni prodotti che magari stanno anche quasi scomparendo. Questo è tutela del territorio, ma tenere insieme tutta la filiera. Quindi, il, come dire, la responsabilità degli amministratori è questo sguardo che io insisto nel dire le trame orizzontali e verticali devono sempre stare insieme. Che cosa ci chiediamo come amministratore? Lo dico da chi è un ruolo del lancio, da chi spero davvero di poter dare anche il mio contributo. Spesso ci troviamo che qualcuno a Roma stabilisce quali sono le regole che vanno bene a Bergamo per stabilire dove faccio le ZTL, che strumenti devo utilizzare di pianificazione, oppure decide, si è ritornati a decidere che gli enti locali che hanno davvero eh, soprattutto contribuito in modo quasi davvero molto molto basso al debito pubblico, siamo ritornati a chiederci di avere uno sforzo significativo da parte degli enti locali e questo è tutto quello che noi stiamo, a, mi avete ascoltato qui lo facciamo con le risorse dei contribuenti, con la capacità di andare a prendere le risorse che derivano da qualsiasi fonte di finanziamento però mi viene da dire non solo siamo prigionieri della, bu della burocrazia, ma lasciateci anche governare, perché i territori li conosciamo noi, lo dico da lo sono stata per dieci anni e vi dico che spesso la fatica di riuscire anche nelle norme di mettere in campo semplificazioni e di riconoscere che quell'autonomia dell'ente locale, che è un'altra cosa rispetto a quello che stiamo assistendo adesso, ci permetterebbe anche di avere capacità di cooperazione e di collaborazione con strategie naturalmente che devono raggiungere gli obiettivi che vi ho detto. Quindi davvero speriamo che l'orizzonte sia questo. Grazie Elena. Carnevali volevo fare proprio, non due cose, volevo dire due cose semplici. Eh, Ci ha appena detto la sindaca di Bergo che ha fatto la parlamentare per dieci anni. Io francamente che sono un tifoso della politica e della politica come mestiere sono felice perché diciamo, ho ascoltato delle cose che mi hanno convinto di una persona che è preparata a fare questo lavoro perché ha fatto la parlamentare adesso fa il sindaco. È, 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 il, è il momento di restituire i politici alla politica, però che abbiano consapevolezza di quello che fanno. La seconda, eh, De Caro ha avuto un grande successo, si capisce perché anche Gori ha avuto un grande successo nell'elezione a, a, a europarlamentare rispetto alle cose che diceva la sindaca, cioè nel senso ha trovato, ha, ha avuto in eredità un lavoro diciamo, che guardava non solo alla risoluzione dei problemi immediati, ma mi pare di capire un lavoro sul quale si può costruire. Andiamo a Bari invece. L'altro ieri ho moderato un dibattito sul futuro delle università. C'era la rettrice dell'Università della Sapienza e Bronzini, il rettore dell'Università ehm, di Bari, che ha utilizzato un'espressione che mi ha molto entusiasmato da Pugliese che vive in Abruzzo. E cioè Bronzini dice: Noi dobbiamo farci carico di avere una tra virgolette, una unica università in Puglia, policentrica, perché altrimenti tutte queste università non riescono, noi dobbiamo in qualche modo federarci e avere delle specializzazioni in ogni parte della Puglia, che è, vista l'importanza che suppongo abbia l'università nella città di Bari, anche una sorta di indicazione programmatica, diciamo quasi sul futuro della città. Ora ti volevo chiedere, ovviamente non entrando nel merito perché non è tra virgolette il compito del sindaco poi quello di forse intervenire sulla, sicuramente di intervenire sulla gestione dell'università, però è ereditata appunto una città che una serie di questioni sono state affrontate e già risolte dal sindaco De Caro. Penso per esempio a quello che Renzo Piano chiama il rammendo urbano. In realtà Bari è straordinaria da questo punto di vista, c'è la soluzione di piccolissimi problemi che in questi dieci anni sono stati affrontati. Rimane dal mio punto di vista, eh, arrivando da, diciamo, da viaggiatore estraneo alla città, l'accesso alla città da sud, cioè da tutte le parti, che sono zone dove c'è bisogno di un pensiero lungo. Ecco, io volevo sapere, ovviamente, anche la stessa domanda a te, cioè, qual è la tua priorità? Cioè, su, su che cosa ti stai concentrando per dare il segno anche lì di un cambiamento in trasformazione sulla continuità, suppongo, e come ti poni rispetto invece a queste? Eh, più che emergenze a, a, diciamo, a queste questioni che sono evidenti a Bari l'accesso alla città per esempio quando si arriva da Conversano si capisce che è un, un tema che va affrontato cambiare strada, non entrare da Conversano no, grazie Oscar perché sono delle suggestioni molto importanti e eh, anche vere, eh, sono questioni che in qualche modo abbiamo affrontato in, eh, in passato, perché eh, rispetto alle considerazioni che facevi tu poco fa, anche eh, in relazione a quello che ha detto Elenza, il sindaco di, eh, di Bergamo, eh, io ho. Voglio dire, ho attraversato diverse fasi nella mia vita, nel senso che ho fatto per eh, tanti anni la politica anche con eh, incarichi importanti, perché sono stato parlamentare per due legislature, consigliere regionale e, e anche amministratore della città di Bari ai tempi in cui non c'era ancora l'elezione diretta del, del sindaco, quindi con il vecchio sistema elettorale. Poi mi sono dedicato diciamo, all'attività all nella pubblica amministrazione. Ho fatto il burocrate, tra virgolette, no? quindi quando sentivo il sindaco di Castellammare di Stabia parlare del, eh, di come i, gli amministratori diventano ostaggi delle competenze della burocrazia, mi veniva da sorridere perché è uno dei temi della mia campagna elettorale. Perché ovviamente questo fatto di essere stato per vent'anni. Eh, direttore generale e poi capo di gabinetto del Comune di Bari, mi, eh, i miei detrattori mi rappresentavano come un grigio burocrate, no? E allora io rispondevo dicendo «Ma per sconfiggere la burocrazia bisogna conoscerla dall'interno, perché eh, in effetti eh, la burocrazia si, si nutre di, di carta, di carte, di documenti, ma anche della carne umana, anche della carne dei cittadini, no?». E quindi in qualche modo io, nelle, mia, nelle mie linee programmatiche, ho dato un'indicazione, ho dato un indirizzo rispetto al rapporto tra organo di indirizzo politico e tecnostruttura, quindi apparato burocratico, eh, puntando eh, su una, una nuova classe dirigente di, all'interno della eh, tecnostruttura. Tecnostruttura anche riformando profondamente la tecnostruttura e adeguandola alle esigenze politiche, cioè al raggiungimento degli obiettivi. L'ho fatto per ora con un'operazione lessicale, con un'operazione che è stata anche, diciamo, sono stato un po' preso in giro rispetto a questa operazione lessicale, perché ho cambiato completamente il lessico delle deleghe assessorili, no? oggi l'assessore al ai lavori pubblici si chiama assessore alla cura del territorio, l'assessore all'ambiente si chiama assessore al clima e alla transizione ecologica, l'assessore ai servizi sociali si chiama assessore alla giustizia sociale. Ovviamente non è soltanto un maquillage o un, eh, uno specchietto per le allodole, è un, un modo di eh, dare un indirizzo politico all'assessore, perché per quella che è stata la mia esperienza... Prima da politico e poi da burocrate, eh, ho, ho visto, ho osservato in tutti questi anni che era facile per l'assessore rimanere ostaggio del proprio dirigente. No? Perché quando coincide il nome della delega politica, penso ai servizi sociali. Al nome della ripartizione, quindi di quel settore di quegli uffici del, all'interno dell'amministrazione comunale, c'è una sovrapposizione, una, una sovrapposizione che non fa bene all'amministrazione, perché è automatico che l'amministratore si faccia guidare in tutto e per tutto dal dirigente, quindi non è più nelle condizioni di perseguire l'obiettivo politico. Questa è una sfida che ho lanciato, ovviamente sono solo da due mesi sindaco e ho fatto questa operazione eh, terminologica. Oggi devo invece eh, riformare la tecnostruttura adeguandola, però nel decreto di nomina degli assessori, l'ultimo dispositivo. Eh, riguarda appunto la riforma della tecnostruttura, della macrostruttura, rendendola funzionale al raggiungimento degli obiettivi di mandato. Quindi è la prima volta che succede questo nella storia politico-amministrativa della città di Bari. Non so, anche questa è una sfida, non so se la vincerò, però almeno diciamo, eh, ho avviato un percorso. Dopodiché, eh, che credo che fare il sindaco, anche ritornando alle parole del sindaco di Castellammare di Stabia, è, è il mestiere più difficile del mondo. Il mio predecessore diceva che era il più bello del mondo, e in questo c'ha ragione eh, relativamente al rapporto che si crea con i cittadini: e se è un rapporto diciamo, di grande empatia, simpatia, e di affidamento reciproco, è bellissimo però è un lavoro complesso perché i, la città è il luogo delle complessità, è il luogo delle, eh, delle trasformazioni, è il luogo eh, delle sofferenze e delle gioie che si sovrappongono. Eh, al, qualche settimana fa sono stato al festa, alla Festa dell'Unità a Reggio Emilia in un dibattito con sindaci, tra sindaci, e c'era Roberto Gualtieri che ovviamente eh, ha un... Cioè, no, non so come faccia, perché veramente gli ho ricordato che Henry Kissinger diceva che il mestiere più bello del mondo è fare l'ambasciatore americano a Roma. Ovviamente, diciamo, eh, si riferiva ai tempi della, della guerra fredda al fatto che eh, la sede dell'ambasciata e la sede della residenza dell'ambasciatore americano sono nel posto più bello del mondo. <ride> la mia finalità... Lo ricordavo prima, Bari è una città che ha utilizzato, utilizza tuttora un piano regolatore degli anni 70 e negli anni 70, inizi anni 80 sono stati eh, determinati dei guasti urbanistici enormi perché noi abbiamo periferie, non solo quelle che sono all'interno del centro cittadino che vivono condizioni di degrado e di, eh, tipiche delle periferie. Eh, ma abbiamo periferie veramente molto distanti geograficamente dal centro cittadino. Pensiamo a una San Pio, ex Enziteto, Catino, sono a 23 km dal centro cittadino e questo ovviamente ha creato non solo delle diseguaglianze sul piano della, dei, dei diritti ai servizi e del dovere che ha l'amministrazione comunale di erogare su quei territori i servizi, eh, ma eh, crea da sé un, un problema di, 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 non solo di diritti ma anche del fatto che i cittadini non si sentono protagonisti della città. Nel quartiere San Paolo che è uno dei primi quartieri periferici, questo realizzato con, grazie alla legge 164, quella degli anni 60, eh, il cittadino del quartiere San Paolo quando deve venire in centro dice sto andando a Bari e quando tu gli chiedi da dove vieni lui ti dice dal quartiere. E questo non è un fatto soltanto eh, lessicale, terminologico, denota proprio l'alterità che lui avverte nei confronti della città di Bari. E noi dobbiamo lavorare molto su questo. L'opera di Rammendo di cui parlava Renzo Piano, che grazie diciamo, a, un, a, a un suo finanziamento legato a, al... All'indennità da parlamentare, che lui devolve e utilizza per progetti di rammendo urbano, stiamo realizzando il primo rifugio climatico proprio nel quartiere San Paolo. È una corte interna di edifici popolari, zona assolutamente priva di servizi, che stiamo. Eh, riforestando eh, attraverso un progetto molto interessante e sarà il primo rifugio climatico realizzato nella città di Bari. Sono eh, esperienze certamente import significative, eh, importanti per quel quartiere e per quella zona in cui abitano di edilizia popolare però rappresentano anche l'orizzonte che noi come amministrazione ci vogliamo dare. Quindi, Tornando alla tua domanda, cercheremo di eh, restituire a maggior decoro tutte le zone di ingresso della città, perché Bari eh, sta vivendo un momento fantastico, eh, non solo da un punto di vista della capacità attrattiva in termini turistici, ma anche come capacità attrattiva in termini imprenditoriali. 15 aziende, le più grandi aziende del, dei big data eh, in Europa hanno deciso di localizzare i propri stabilimenti produttivi qui nella città di Bari e questo è un fatto molto importante che però entrambi i fenomeni li dobbiamo governare perché anche il turismo da opportunità può diventare nel giro di pochissimo una criticità perché oggi già sul eh, discorso della città universitaria abbiamo grossissimi problemi, quindi forse Bronzini intendeva diciamo, la, la, il policentrismo universitario anche in relazione ai problemi che sta vivendo la città di Bari, perché oggi no? Non siamo più nelle condizioni di garantire gli alloggi agli studenti universitari perché il 90% del patrimonio immobiliare privato disponibile nella nostra città oggi viene utilizzato per locazioni brevi, BB e case vacanze. Ovviamente questo determina un problema emergenziale enorme, perché abbiamo le famiglie sottosfratto, le giovani coppie, gli studenti universitari, i giovani lavoratori che eh, vengono reclutati da queste 15 aziende del, delle tecnologie emergenti non hanno più possibilità di trovare casa e questo sta diventando un problema veramente, veramente di eh, difficile gestione. E ovviamente tutto si scarica sull'amministrazione comunale e noi dobbiamo essere in grado di governarli. Ma per governare questi fenomeni dobbiamo avere la capacità di guardare oltre, non solo oltre rispetto al limite temporale, quindi guardare al futuro, guardare al domani. Ma dobbiamo guardare oltre anche il perimetro urbano, i confini della città di Bari. E solo come diceva Fiorenza. Eh, ragionando su facendo eh, programmazioni di aria vasta e quindi ragionando su una scala che è quella metropolitana potremo affrontare e risolvere determinati problemi ovviamente tutto questo va fatto con l'alleanza e la complicità dei cittadini perché come diceva Sant'Agostino, il passato è memoria, il, il presente è percezione, il futuro è aspettativa. Purtroppo, nel rapporto che noi abbiamo con i cittadini, il presente e quindi la percezione è ancora troppo forte, troppo consolidata, e quindi non abbiamo la capacità di guardare il futuro e quindi di pensare a un'aspettativa diversa di vita diversa. Grazie. Grazie. Grazie anche al sindaco di Bari, mi pare di poter dire che i cittadini di Bari hanno scelto bene, diciamo, mi pare che ci sia non solo una continuità progettuale, ma ci... no, no, lo dicevo rispetto allo stesso giudizio che è spesso sulla sindaca di Bari, cioè si percepisce una consapevolezza di ciò che si sta facendo, poi dopo vedremo che cosa sarà capace Vito Leccese come sindaco di realizzare a Bari, ma mi pare che ci siano le premesse per... Ragionare su un discorso non solo iniziato, ma che prevede uno sviluppo diverso. Chiudiamo con Fiorenza che è un po' la sindaca delle sindache perché diciamo, il presidente di ANCI Puglia rappresenta tutti i sindaci. Non prima di non aver detto due cose, ha fatto bene il sindaco a ricordare Renzo Piano, perché Renzo Piano è senatore a vita e ha sempre utilizzato tutta la sua indennità per fare dei ogni volta dei progetti. Sceglie un gruppo di in Italia mo si dice giovani architetti ma non sono proprio giovanissimi perché c'erano sempre 30 anni, 35 anni, comunque di giovani architetti che vengono pagati, retribuiti con l'indennità sua di senatore e realizza questi progetti, li ha fatti a Catania, li ha fatti a Bari ed è davvero un'operazione importante, anche qui vorrei recuperare il senso etico, anche dell'appartenenza. Spesso per esempio i senatori a vita vengono criticati tendenzialmente dal centrodestra quando non riesce ad eleggere il Presidente della Repubblica grazie a qualche voto. In questo caso un istituto come eh, quello del senatore a vita, dato a, a Renzo Piano, è utilizzato non solo diciamo, in maniera egregia, ma in maniera, secondo me, indicativa di come dovrebbe tutti dovremmo contribuire allo sviluppo del nostro Paese. E volevo invece da, eh, Sentire da te diciamo, un, un passaggio finale, non prima di aver ricordato, prima ho citato Luis Can che ha detto quello sulla città, ma in realtà quella che tutti definiscono la definizione più bella di città è di, uh, uh, di Levi Strauss, che sostanzialmente, è una citazione molto lunga, dice: La città è la cosa umana per eccellenza. Quindi, la città, è un Tropico del Cancro, il libro è un libro meraviglioso dove appunto ci si concentra su questo e ci ha questa espressione felicissima che poi gli studenti di architettura utilizzano sempre, in qualunque tesina, qualunque sia l'argomento, c'è sempre la cosa umana per eccellenza. Appunto, vabbè, Calvino, vabbè, Calvino è saccheggiato da, da tutti. E la cosa umana per eccellenza, ecco, ti volevo, volevo chiedere a te di chiudere questo nostro incontro, ringraziando ovviamente anche il sindaco di Bari, la sindaca di Bergamo e Luigi Vicinanza, l'abbiamo già ringraziato. Con un ultimo pensiero su questo, non chiedendoti ovviamente a te il progetto di tutte le città pugliesi, però appunto da un lato che cosa pensi di questa chiacchierata di, questa, di, di stamattina e se questa stessa tensione di questi tre sindaci tu avverti nelle riunioni che voi fate? Sì, ehm, diciamo che è molto bello percepire come sempre più facilmente, prima non accadeva, eh, anche dieci anni fa forse 15 anni fa non sarebbe stato così scontato essere tanto in sintonia con quello che ho sentito da sindaci pure di città ben più grandi e ben più importanti no, della, di quella che conduco io. Quindi, eh, questa è una percezione che noi amministratori abbiamo anche quando ci vediamo appunto nelle assemblee dell'Anci, tra poco ce ne sarà un'altra importante in cui sarà eletto anche il nuovo presidente Anci Nazionale che, caro, che sostituirà De Caro, sì esatto. Quindi devo dire che mh, siamo sempre più in sintonia, siamo anche sempre più capaci di fare rete perché poi eh, imparare, prendere spunto da chi magari ha eh, avviato una buona pratica, sperimentato una buona azione amministrativa diventa sempre motivo di orgoglio, mentre prima magari si era un attimino più campanilisti. Quindi questo lo percepisco sicuramente e credo che sia una cosa buona. Per il resto, tornando alle città, le citazioni meravigliose che ci hai lasciato oggi, no? io spero che poi possano sedimentare dentro tutti quanti noi e germogliare, io, mi portano a dire e eh, eh, a confermare che c'è bisogno di umanesimo. Anche nelle nostre città, anche nel nostro modo di fare gli amministratori. Le nostre città in alcuni ehm, decenni, li abbiamo un po' citati, decenni eh, aggressivi no? dell'espansione negli anni 60, 70, ma anche 80 in cui si è buttato tanto cemento si è costruito a dismisura quasi senza pensare a quello che Vito giustamente metteva no, in prospettiva, la percezione è quella odierna, poi ci vuole un'aspettativa una visione del futuro, in quegli anni probabilmente non si è fatto questo non si è guardato in avanti non si, è, non si è sentita la percezione del limite da non valicare ora si ritorna invece a pensare alle nostre città come luoghi in cui ci debba essere umanità e che cos'è per un amministratore l'umanità se non il fatto di porsi nell'ottica, cioè credo che ogni sindaco se lo chieda quando passeggia per le proprie città chiedersi il cittadino più fragile, più debole della mia comunità quando cammina per strada, quando esce di casa, di cosa ha bisogno. Quindi questa è un po' la prospettiva e la posizione, il punto di vista che stiamo cominciando sempre di più ad utilizzare e che ci sta portando a riconsiderare le nostre città, aiutati anche da tutta una serie di parametri, di, di programmazioni, lo stesso PNRR ha lanciato eh, tanti spunti importantissimi, dal principio del DSNH, no? che è quello di non creare un danno significativo all'ambiente che ci spinge a declinare quelle grandi opere in senso ecologista, ma anche al principio di socialità, del rispetto della parità di genere, di tanti altri principi importanti. Quindi mi sembra di poter dire, in maniera molto positiva, che si sta ritornando in qualche maniera, e per fortuna aggiungo, ad una fase in cui l'umanità L'umanità, l'umanesimo anche nella politica sposta un po' i paradigmi e ci fa fare scelte diverse e credo che fosse esattamente quello di cui un po' tutti quanti abbiamo bisogno, in Puglia, in Italia, ma anche in tutto il mondo. Grazie, Fiorenza. State calmi, un attimo, qualche minuto. Volevo solo dire, raccolgo il suggerimento della sindaca di Bergamo che, mentre parlava a Fiorenza, mi diceva. Oltre al rammento urbano, c'è cioè un grande, grande tema, quello del rammento sociale. Quindi dico già a Daniela, la presidente della Fondazione, Filippo, che non vedo, che un, un panel dell'anno prossimo l'abbiamo già definito con i sindaci sulla dimensione del rammento, del rammento sociale. Ha chiesto la parola una persona a cui non posso dire di no perché diciamo, essendoci. In questo momento a Conversano una colonia bergamasca e lui è un esimio giornalista proveniente da quelle terre, gli devo dare la parola con molto piacere. Gigi Riva, vieni qui perché devi parlare al microfono Gigi. Scusate, volevate andare a... Sì, sì, sì. No, no, quella di Leggiuno. Di Nembro, un paese non molto distante. Buongiorno a tutti. Volevate andare forse a prendere un aperitivo, ma devo chiedere una cosa che mi sta qua. Qualche anno fa, per entrare nel concreto poi del rapporto con i cittadini, qualche anno fa mi è capitato di leggere un articolo di Enzo Cipolletta, cioè non un pericoloso bolscevico, dunque. No? Che proponeva una cosa che non ho mai visto rilanciata e che mi sembrava che avesse un senso, e cioè diceva: ma perché la tassazione dei cittadini. Eh, non è progressiva rispetto al luogo dove abita non mi riferisco in particolare a quello che diceva il sindaco Leccese, no? la periferia 23 km eccetera e Cipolletta diceva un abitante del centro ha più servizi una migliore illuminazione passa più volte la polizia a controllare, quindi più sicurezza eccetera eccetera, uno in periferia probabilmente tutti questi servizi non li ha allora perché non fare una tassazione diversificata Facendo un po' di giustizia e probabilmente anche di rammendo sociale. Grazie. Anche una risposta veloce. Grazie. E questo, diciamo, io direi che è il secondo panel dell'anno prossimo, perché non mi sembra un tema che si può liquidare così, però io provo a farvi rispondere velocemente a tutte e due, o tutte e tre. Devo dire che il tema è assolutamente, come dire, non solo centrato, è anche reale. C'è un tema che è vero, invece, che non possiamo farlo. Le faccio un esempio di Bergamo Bergamo che. Ha, quindi la sua tassazione IRPEF ha deciso di aiutare le fasce meno abbienti e le fasce che magari sono vediamo, in condizione a proposito di rammendo sociale, hanno bisogno di, più di essere più sostenute. Non lo può fare modificando la tassazione a seconda della fasce, lo può fare facendo che cosa? Abbiamo istituito da tempo un fondo nel quale che questo vi è fatta poi su domanda individuale, che però naturalmente viene sostenuta, a domanda individuale una volta che noi abbiamo incassato l'IRPEF possiamo restituirglielo in termini di una sorta di ricontributo che noi diamo. Questo è come dire una delle... Dei motivi per cui questo non, non si può realizzare in termini tra di giustizia sociale. E poi mi, mi, mi dico, dico anche un'altra cosa. Siccome il tema di eh, come riusciamo a stare in qualche modo più prossimi, perché il tema della prossimità è diventato centrale in sanità, è diventato centrale nelle ricuciture delle relazioni dei territori, non solo per partecipare ai progetti di trasformazione degli ambiti ma è diventata prossimità. La mia città, la nostra città, vede attualmente il quasi 50 della popolazione composta da una persona sola. Io credo che per tutti voi sia chiaro questo che cosa significhi. In termini di solitudine, qualcuno ci aveva pensato a fare un ministero, in termini di riuscire ad essere vicini, possiamo città longeva, abbiamo messo in campo progetti, devo dire, molto ambiziosi, lungimiranti, capaci, ma questo vuol dire anche per noi riuscire a identificare quali sono e come riusciamo a raggiungere eh, le, le persone in generale che possono avere non solo difficoltà economiche perché dove stanno magari hanno meno servizi, ma rendere in giustizia sociale, non solo in termini economici, ma giustizia sociale in termini anche di riuscire a, ad arrivare lì. E una cosa che chiudo, che è una cosa importante, che è, credo, secondo me, l'altra chiave di volta che noi abbiamo. Non riusciremo mai, secondo me, o è davvero molto difficile, riuscire in termini di servizi educativi, sociali, di qualsiasi natura noi stiamo parlando, a pensare di farlo esclusivamente con le nostre risorse, da trasferimenti piuttosto che risorse nostre, perché noi incassiamo per restituire. La cosa più che è diventata la chiave di volta, e credo che sia un'esperienza anche per voi, lo fai quando questo è riconosciuto come un'attivazione sociale. È una dimensione più faticosa perché significa lavorare per progetti, per identificare verso che cosa, ma è quello che alla fine, in termini di restituzione, dà quell'elemento fondamentale per tutte le comunità che si chiama coesione sociale e quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto adesso. Grazie, velocemente se vuoi, Vigora, anche tu... Sì, ma eh, velocemente. Chiudiamo, perché io non sono mai andato oltre i miei panel, ho sempre fatto il tempo giusto, caro Gigi. Voglio chiudere anche adesso con non molto ritardo. No, ti dico subito: la capacità di, eh, contributiva eh, di ogni cittadino è prevista dalla Costituzione, è progressiva in relazione al reddito e non in relazione al territorio dove si risiede. Eh sì, ci vorrebbe un cambio di, costituzio, di norma costituzionale. Devo dire eh, che però tuo, questa tua proposta, questa tua suggestione che richiama la proposta di Cipolletta, ovviamente apre degli scenari di approfondimento anche eh, diciamo che non possono esaurirsi in, poche, in una battuta o in pochi secondi. Perché questo richiama anche il vincolo in qualche modo di perequazione, che di solidarietà che dovrebbe portare a una perequazione tra territori, tra comunità rispetto. Alla capacità eh, di utilizzare i fondi, l'IRPEF ecco, raccolta in Italia sull'intero territorio nazionale, e quindi eh, apre il dibattito su ciò che è molto attuale di questi tempi, che si chiama autonomia differenziata, fatta in quel modo scellerato, così come è stata eh, proposta e purtroppo approvata dal, dal Parlamento. Perché bisognerebbe, dal mio punto di vista, prima definire i livelli equivalenti delle prestazioni, dei servizi essenziali e poi eh, procedere eventualmente a una distribuzione di nuove materie da far eh, svolgere alle, alle, alle regioni. Però vi ripeto, è, è molto complessa la, da affrontare in questo momento. Comunque ci sono per quello che riguarda alcune tasse comunali, tipo la Tari, che è la tassa sui, sui rifiuti, eh, da noi esistono degli abbattimenti e delle agevolazioni legate alla capacità dei cittadini, su quel determinato quartiere, di differenziare i rifiuti. E quindi diciamo, abbiamo eh, previsto un meccanismo virtuoso per cui se il cittadino partecipa al rendere migliore l'igiene urbana ha uno sconto del 25% sulla TARI. Grazie a Vito, grazie a tutti voi. E